Allora, dichiaro aperto il Consiglio di sabato 5 settembre 2015. Facciamo l'appello. Ok, Rigazio Anna, Presente. Filippi Bruna, Presente. Castelli Gianni, Boba Roberto, Presente. Grigola Emiliano, Autino Livio, Cognati Giovanni, Cena Giovanni Rocco, Bertotto Stefano, Germano Livio, Beltrame Donatella, assente. Assente. Civati Fernanda, Saggio Claudia, forse in vacanza. Sì, in vacanza. Numero legale c'è? Sì. Bene. Partiamo dal primo punto all'ordine del giorno, che come sempre è l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Ne avete dato lettura, avete. Io, se non ci sono discussioni, direi di metterli al voto. Chi è favorevole? Io mi astengo perché non ero presente. 29 favorevoli e un'astenuta. Sì. Ah, non c'è Fernanda, però. Si è sentata un attimo. Vediamo se arriva. I verbali li hai letti, li approvi? Quindi 10 favorevoli e un'astenuta. Siete 11 in totale, andate bene? Bene. Proposta numero 2, l'adozione preliminare della variante parziale al piano regolatore, come previsto dalla legge regionale, ex articolo 17. Facciamo insomma, sì, invitiamo il consigliere Grigolo ad allontanarsi. Faccio solo una piccola premessa. All'inizio dell'anno di quest'anno abbiamo messo sul sito un bando che comunicava la possibilità di richiedere delle varianti al piano regolatore. Il termine scadeva alla fine di febbraio, sono arrivate parecchie richieste di varianti, sono state chiaramente analizzate dall'architetto Toselli e poi portate alla discussione della giunta del gruppo comunque consigliare, e alcune chiaramente sono state adottate, altre non era possibile perché andavano, come dire, a scompigliare, diciamo, l'ordine del piano regolatore. Di conseguenza, quello che adottiamo adesso, e che pregherei l'ingegner Toselli, l'architetto Toselli di presentare, è proprio quello che siamo riusciti a recepire. Buongiorno a tutti i consiglieri. Illustro in maniera che tutti i consiglieri possano capire qual è stato l'iter di questa proposta di variante parziale al piano regolatore e poi i contenuti della variante stessa. Come diceva precedentemente il sindaco, e come già in altre due occasioni abbiamo avuto modo di dire, il piano regolatore, è uno strumento di gestione del territorio e quindi, è chiaro che nell'andare del tempo si possono presentare situazioni che il piano regolatore può o meno recepire in funzione di alcune scelte di riferimento che lo stesso piano ha e che si ritengono ancora valide, perché è chiaro che nel momento in cui il piano regolatore, dopo 10 anni, si dice nella norma, nella legge, può aver perso parte o tutto,
le sue finalità, gli obiettivi che si era posto, perché sono cambiate le condizioni generali, economiche, perché si è attuato parzialmente o quasi o completamente. Insomma. Allora ovviamente si va a una revisione di carattere generale del piano regolatore. Tra una revisione generale e l'altra invece si possono apportare delle modifiche. Le procedure sono diverse ovviamente, perché le varianti come questa, la variante parziale che è fatta ai sensi dell'articolo 17,5 della legge 56, le varianti parziali hanno una procedura più celere, diciamo così, e anche più collegata a un metodo di consultazione, sviluppo, approvazione, eccetera, che rimane nell'ambito locale. Cioè è il comune che, attraverso una procedura di cui poi parlerò, ovviamente approva la variante parziale, mentre invece le varianti di carattere generale hanno la loro approvazione classica. In questo caso ci troviamo di fronte, questa è la terza variante parziale che noi facciamo al piano regolatore che è vigente perché approvato dalla Regione nel 2010, anche se ovviamente la sua storia di elaborazione eccetera ha un paio di anni, insomma, è partito nel 2008, poi elaborato nel 2009, approvato nel 2010. Quindi diciamo così, rispetto alla classica vita standard, diciamo così, decennale, siamo a metà del percorso. Siamo alla terza variante parziale, devo dire francamente che questo significa che il piano tutto sommato funziona, perché ci sono dei comuni che io conosco, eccetera, a quale a volte ho partecipato, sono alla decima, dodicesima variante, perché devono mettere a posto le cose, a volte dipende anche dal fatto che il piano vigente non abbia tenuto in considerazione un po' tutte le possibilità di sviluppo. Allora, siamo a questa terza variante parziale. Come diceva prima il sindaco, la variante è stata determinata dal fatto che c'erano richieste, sentore, che alcune questioni potevano essere risolte attraverso una variante che viene definita parziale, perché sostanzialmente non incide, non incrementa la capacità insediativa, non modifica le aree standard, cioè le aree a servizi. Per la norma dice più dello 0,5 metri quadri ad abitante, non inserisce aree nuove di carattere produttivo, industriale e così via, e sostanzialmente non contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati, cioè piani paesaggistici, piani d'area, piani regionali, piani provinciali e così via. È sostanzialmente quindi una variante, come si diceva, legata a mettere in sintonia alcune situazioni con delle esigenze magari specifiche, e viene adottata dal comune, viene pubblicata per 15 giorni, negli altri successivi 15 giorni, se qualcuno può fare delle osservazioni, ma soltanto ovviamente sulle parti variate, non su quello vigente, viene mandato alla provincia, che ha la funzione di verificare se due cose: uno, se le varianti portate sono conformi al piano territoriale provinciale. Normalmente, essendo una variante parziale, se non è stata fatta una forzatura impropria, così. Dall'altra parte ha una sorta di delega da parte della regione di verificare se effettivamente è una variante parziale. Anche se poi non dovrebbe, perché questo non è il suo compito, perché non ha una delega di verifica urbanistica di carattere generale, per cui è un po' equivoca questa funzione della provincia, che tra l'altro poi, essendo stata in prossimità di essere sciolta, non si sa esattamente bene, dovrà essere messo a posto anche questa questione.
comunque dovrebbe fare questa valutazione. Io credo che noi non abbiamo problemi né in un caso né nell'altro. Ultima premessa, poi entriamo nel merito della variante. Come tutti gli strumenti di pianificazione, tutti i piani, anche la variante parziale, che prima dell'ultimo adeguamento della legge 56 era esclusa dalla verifica se deve seguire la procedura di valutazione di impatto di la VAS, di valutazione ambientale strategica. Poi nell'ultima modifica si è detto che anche le varianti parziali devono essere sottoposte a questa verifica, per cui la variante assieme a una relazione specifica di carattere ambientale è stata elaborata, queste sono state trasmesse alla provincia, all'ARPA e all'ASL, con la convocazione di questi tre enti per cogliere un loro parere rispetto al fatto che debba essere sottoposta alla valutazione oppure no. Ovviamente in una relazione che proponeva di non sottoporla con delle motivazioni legate al fatto che le varianti che si apportavano non incidevano sugli aspetti ambientali, anzi, poiché la variante tende in alcune situazioni e quindi complessivamente a ridurre le previsioni di urbanizzazione e di edificazione, perché alcune aree vengono riportate alla condizione agricola, era da un punto di vista ambientale positiva, ecco, da questo punto di vista. La conferenza di servizi che è stata convocata per il 27 luglio non ha visto la presenza di nessuno dei tre enti, che hanno però fatto pervenire provincia e ARPA il parere scritto. Dal parere scritto i due enti ritengono che il piano non debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, a VAS, con alcuni commenti su alcune parti che riguardavano la variante. Come sempre succede, alcune di queste osservazioni sono dei copia e incolla che inseriscono su qualunque tipo di parere, e quindi voglio dire, non c'erano delle cose particolari, ma comunque nella relazione del piano ci sono le risposte, le contribuzioni a queste loro osservazioni. Poi il 28 di agosto c'è questo salto, perché ovviamente c'era un problema di ferie del funzionario, perché il funzionario comunale deve a quel punto fare una determina in cui prende atto dei pareri espressi e dice che la variante parziale non è da sottoporre alla VAS. Lo deve fare il comune, perché il soggetto competente in materia di VAS è il soggetto che approva lo strumento, e essendo una variante parziale approvata dal comune, non dalla regione o dalla provincia, è il comune che decide se è da sottoporre a VAS oppure no. Quindi c'è questa determina del 28 di agosto che dice che la variante non è da sottoporre. Quindi se ne dà atto nella delibera del Consiglio di oggi, e quindi si può procedere all'adozione, come dicevo, della variante. La variante, adesso non so se i consiglieri hanno avuto modo di dare un'occhiata agli elaborati, adesso cerco di riassumerli, poi se non ci comprendiamo magari apro anche noi delle tavole. Li scorro, i punti sono sostanzialmente 9 di questa variante, alcuni sono cartografici, gli altri sono normativi conseguenti alle variazioni anche a volte cartografiche apportate. Il primo in ordine, così come li indica anche la relazione e anche le tavole, che sostanzialmente avviene così nelle varianti parziali,
c'è la tavola del piano vigente, c'è il numero di individuazione dove avviene la variante e poi c'è la tavola di piano corretta in funzione di quella, di quella numerazione. Ovviamente quindi le osservazioni e quelle vie della pubblicazione riguardano quelle aree che sono state individuate con la numerazione. C'era un'area in località Olmetto che probabilmente era stata ma piccolissima, che era stata classificata come area legata alla sede stradale, legata probabilmente alle opere infrastrutturali dell'alta velocità, che era rimasta con questa piccola destinazione stradale, che invece doveva essere, il proprietario dice no, classificatola come agricola così com'è, ed è una presa d'atto di fatto di una non attuazione delle infrastrutture legate all'alta velocità. Poi ci sono c'è un tema che forse è un tema che interessa in senso più generale l'amministrazione comunale, che è quella dell'insediamento artigianale in via Saluggia, per andare prima della tangenziale. Lì c'era c'è un'area artigianale, era stato presentato dai privati un piano esecutivo convenzionato, un PEC. È stata realizzata l'urbanizzazione di quest'area e i lotti sono stati edificati tranne due. Il PEC però è scaduto, allora si trattava di definire la norma attuativa delle due aree, dei due PEC che erano rimasti non edificati. Ovviamente la destinazione del piano regolatore rimane quella che è, cioè artigianale, produttiva e così via. In condizioni diciamo normali di attuazione delle urbanizzazioni e del loro funzionamento sarebbero diventati due lotti di completamento a permesso di costruire semplice, no? Ecco. Non più soggetto a strumento attuativo e così via. E in questo caso lì ci sono dei problemi di consegna, diciamo così, delle fognature, degli scarichi, eccetera, eccetera, che è un po' da chiarire se sono completamente funzionanti, dove vanno a finire e così via. C'è un aspetto che la Giunta sta seguendo. In questo caso noi abbiamo detto ok, quei due lotti che sono rimasti liberi mantengono la destinazione, sono a permesso di costruire singolo, però convenzionato, cioè mantengono la convenzione del PEC, da ridefinire ovviamente, perché in quell'ambito c'è la necessità di chiarire se quello che è avvenuto, si tratta di eventualmente metterlo a posto, sanarlo, verificare che va bene così, ma quello che è ancora da realizzare, almeno così l'amministrazione ha la possibilità di sapere se quei due lotti lì, una volta edificati, poi effettivamente anche se c'è la fogliatura fuori, dove scaricano, questo per capirci. Per cui si è inserito, questo è l'altro punto. Poi c'era una richiesta di una piccola porzione di area, diciamo così, nelle vicinanze del depuratore, dove noi avevamo previsto a piano regolatore una strada di piano inserita in un piano esecutivo. Questa strada lasciava verso Livorno, per capirci, verso il depuratore, una porzione di area di pochi metri di profondità, 5-6 metri di profondità, che poiché ricompresa all'interno del piano esecutivo, che era però di carattere residenziale, aveva una destinazione residenziale. Questi 4-5 metri fronteggiano verso Livorno però un'area, un insediamento di carattere artigianale terziario. Il proprietario dice ma questi 4 metri davanti che sono di residenziale non si potrà mai costruire nulla di residenziale, se verrà realizzata la strada tanto vale che quei 4-5 metri abbiano la destinazione principale, quella che c'è dietro, cioè di carattere terziario, produttivo, eccetera, cioè una TC4 nella sigla del piano. Per cui abbiamo ricorretto quello, classificando quella porzione, quella striscia, diciamo così, in TC4 anziché in residenziale all'interno della cultura. Poi la quarta è che sempre in quella zona, però
oltre il depuratore, tra il depuratore e il canale, noi avevamo inserito un'area industriale con la sigla AIA3. Qui le proprietà sostengono di non essere interessate, di non volere cedere perché fanno l'attività agricola, l'agricola rimane, e allora poiché di aree produttive industriali il comune di Cigliano ne ha parecchie, credo che siano sufficienti a insediare qualunque possibilità di nuova ripresa economica, abbiamo ritenuto, la giunta ha ritenuto di, ecco, alcune di queste decisioni non sono tecniche, sono anche di carattere politico amministrativo, cioè di accettare di ritrasformare in area agricola queste modifiche da previsioni di urbanizzazione al ritorno ad agricolo. Ovviamente vanno bene nelle varianti parziali anche rispetto agli orientamenti di riduzione degli sviluppi. Poi c'è una c'è l'ipotesi di anche qui invece questa è una porzione di fabbricato messo per andare a Maglione sulla destra uscendo da Cigliano. Lì c'era una piccola struttura artigianale legata alla residenza e attorno ci sono tutte case. A suo tempo, poiché era una struttura di tipo artigianale, si era classificata come artigianale, però la proprietà dice che intanto lì l'attività non c'è più, sarebbe una presenza di destinazione impropria se quella struttura veniva classificata come residenziale, loro la rimettevano a posto e veniva utilizzata per quel fine. E noi abbiamo ritenuto di accogliere questa ipotesi. Altra cosa riguarda invece un fabbricato che c'è qui davanti al municipio, questo che è dall'altra parte della strada, quello riguarda un edificio del centro storico che come voi sapete tutti i fabbricati del centro storico hanno una scheda dove sono previste le tipologie di intervento, le destinazioni d'uso e se hanno dei valori storici oppure no, da salvaguardare e così via. Nelle destinazioni d'uso di questo fabbricato era assente l'uso terziario, cioè uffici, non era previsto, forse perché al tempo del piano non c'erano. C'è stata una richiesta invece, perché lì ci sono degli uffici al primo piano davanti, che rischiavano di essere impropri perché la destinazione non... poiché l'uso terziario inteso, che ha la sigla U3/2, che è proprio quello degli uffici e così via, cioè non so, il geometra piuttosto che il notaio, piuttosto che l'architetto o il medico, ecco, sono compatibili, cioè ci sono ricette storiche e quindi anche questa è stata accolta inserendo questa aggiungendo questa destinazione d'uso nelle schede del piano. Poi le ultime tre sono la prima è una richiesta la parte del centro diciamo la parte del centro abitato che guarda verso Saluggia e parlo però dell'area residenziale, non dell'area industriale produttiva, ha una conformazione che noi avevamo definito sulla base dei lotti di proprietà, molto un po' frastagliata. Uno di queste punte, che è legata alla casa che sta sulla via lì, non mi ricordo mai come si chiama quella via, dove... Fuscaglia. Sì, Fuscaglia, esatto, sì, Fuscaglia. Poi si prolunga nel territorio agricolo,
la proprietà chiedeva, diceva, ma perché tanto io non la utilizzo, non si utilizzerà mai questa propaggine che va verso il territorio agricolo, riconducetemi agricola tagliando e lasciando soltanto la parte edificata come area residenziale. In questi ragionamenti, non solo in questo ma in alcuni di altri ovviamente, scatta anche il meccanismo della tassazione, ovviamente, perché è chiaro che se uno assolutamente non ha nessuna previsione di vendere, non ha nessuna previsione di utilizzare e così via, se agricolo non paga le tasse sulla carta. E quindi anche questa è stata accolta. Ecco, poi ci sono un pacchetto di quattro modifiche che sono sostanzialmente delle modifiche attuative delle aree. C'erano alcune aree che noi, poiché erano consistenti e catastalmente autonome, avevamo, parlo di carattere residenziale, avevamo perimetrato con un perimetro blu e un asterisco, sostanzialmente dicendo che quelle aree lì potevano essere dei lotti di completamento che avevano una edificabilità autonoma non collegata con magari l'edificio principale, perché non era lo stesso lotto, non è, anche se poi alla fine erano i giardini a volte, ma però erano lotti disgiunti, separati catastalmente, no? Ecco. E perché quando facemmo il piano tanti chiedevano di poter utilizzare, allora ovviamente le condizioni di carattere generale economico anche erano diverse da oggi. Poi in questo c'è anche quel giardino che c'è lì dopo l'asilo, che è una proprietà che ha più volte chiesto di non averla come edificabile perché ha gli alberi alti e così via. Allora abbiamo recepito queste richieste sostanzialmente togliendo questa perimetrazione, questa definizione di lotto autonomo, dicendo come in tutti gli altri casi che quelle aree fanno parte del fabbricato di carattere generale, sono al servizio del fabbricato, qualora, quindi cosa vuol dire? Che l'indice territoriale di edificabilità si estende complessivamente, se qualcuno, la norma lo consente, sul fabbricato principale già esistente ha la necessità di recuperare qualche po' di volume per farci qualche cosa, lo può fare utilizzando il volume dell'altro, che non è più una edificabilità autonoma ma è collegata. Questo ovviamente consente a chi ha il giardino di tenere il giardino, chi ha il parco lo stesso e così via, perché noi nel nostro piano non abbiamo fatto, come invece c'era nel programma di fabbricazione precedente, la classificazione di verde privato o di verde privato, perché è una definizione urbanistica un po' equivoca, ecco, e non l'abbiamo utilizzata. Ovviamente poi l'ultimo punto è che in relazione a queste variazioni apportate abbiamo fatto un aggiornamento delle norme, perché è chiaro, ecco, poi c'era anche, mi stavo dimenticando, prima, all'altezza, diciamo così, prima del campo sportivo, noi avevamo inserito anche lì un'area di trasformazione da agricola a residenziale, perché allora mi sembrava, non ce lo siamo inventati, ci fosse una domanda, una richiesta. Adesso invece si chiede che quella sia, rimanga a destinazione agricola, forse per quegli aspetti di carattere tassativo. Quella L, sì, che c'è prima del campo sportivo verso la scuola dietro il Pirovano, sì, esatto. Passando da quella stradina. Sì, sì. Ecco, e l'abbiamo anche questa riportata ad agricola, perché ecco, tutta queste modifiche hanno poi comportato l'aggiornamento delle parti normative, soprattutto delle schede delle diverse aree, perché dove la scheda prevedeva una metratura di residenziale che è diventato agricolo, bisognava fare le modifiche, e quindi sostanzialmente è stata, oppure dove nella tabella del centro storico c'era da inserire la destinazione terziaria di questa casa davanti, abbiamo dovuto inserirla, quindi conseguentemente si è fatto un aggiornamento delle norme. Tutta questa variazioni che sono state apportate hanno determinato
una riduzione della capacità insediativa teorica che il piano aveva di circa 103 abitanti in meno. Quindi ad oggi gli abitanti teorici, come dicevo, non quelli ipotizzati, ma quelli teorici che si fa per calcolare gli standard, cioè la legge piemontese ha questa caratteristica che al tempo della sua nascita, della sua degli anni 70-80 aveva un grosso significato, cioè tu mi devi calcolare le aree a servizi in funzione dell'insediamento teorico massimo per evitare che qualcuno fregasse, insomma, sì, cioè, se truccassi i conti, non tanto sulla popolazione e quindi sulla necessità. Quindi i 25 metri quadri ad abitante, che è lo standard, è fatto sull'insediamento teorico. Per insediamento teorico ti fanno calcolare tutto, cioè gli indici che tu li sfruttati al massimo, qualunque cosa attuata e così via. E quindi alla fine, quando tu fai un calcolo, il tuo standard effettivo rispetto alla popolazione che hai non è 25, ma a volte è 40, 45 metri quadri ad abitante. Però il conteggio della legge è questo qua. Per cui noi adesso abbiamo una popolazione teorica, una capacità insediativa teorica di 7.080 abitanti, quindi 103 in meno rispetto a quello. Una piccola riduzione era già stata fatta con la prima variante parziale, per cui complessivamente sono circa 200 abitanti in meno in queste tre varianti che abbiamo fatto. C'è anche una riduzione delle aree produttive, perché ovviamente avendo tolto l'area produttiva vicino al canale per andare a Livorno, che era di 6-7.000 metri, sono 7.000 metri in meno, gli altri sono invece dati di compensazione che non spostano gli indici. Da un punto di vista dell'adeguamento del piano acustico, perché poi c'è sempre anche questo aspetto, dalle verifiche effettuate solo due di queste varianti comporteranno un aggiornamento di classe del piano acustico. Si tratterà poi di vedere quando fare questo aggiornamento, ecco, però per queste due aree non credo che valga la pena, anche se la norma dice che una volta fatta la variante urbanistica bisognerebbe fare anche l'adeguamento del piano acustico. Quindi voi oggi approvate l'adozione di questa variante, calcolando i 15 più 15 sono 30 giorni più il parere della provincia. Io credo che per la fine di ottobre la variante possa ritornare in consiglio comunale ed essere adottata in via definitiva e diventare vigente come parte modificata del piano vigente attuale. Hai finito posto? Ecco, volevo soltanto una verifica sul, su quelle che, quell'area vicino alle, al Naviglio, no? Che mi, forse mi sono perso un pezzo, no? Mi pare di ricordare che lì era quel cambio di quel signore che era agricolo e che aveva chiesto di poter costruire il cassere per mettere dentro trattori, era questo, era questo l'area? No, sì, quella lì era l'area dietro, adesso te la faccio vedere, perché quella lì, quella cosa di cui parli, l'abbiamo già fatto con la variante parziale. Infatti era quello che io volevo. Adesso vorrei tornare indietro. No. Difatti era quello, ma quella dietro, ecco, io gradirei a vedere l'area. Sì. Ecco, poi... aspetta che non so se è qua o se è quello fuori, che io mi ricordo bene quel discorso è quest'area qua, legato alla casina di quella, no, è quest'area qua, quest'area qui, l'altro era questo qua, ecco, no, mi ricordo, sì, questa qui era... noi la variante l'abbiamo fatta qua prima, su quest'area qua, e poi c'era quell'altro dell'azienda, la Tecnotau, era qua, che era quella lì, quelli non viene modificato nulla, quella niente, parte lì, niente, sì, questa qui è quella della Bruna, del, sì, ho capito. Ecco, però rispetto a queste cose, io faccio una riflessione così ad alta voce, siccome
mentre spiegava queste cose, le varianti, e noi abbiamo fatto una serie di varianti da quando abbiamo iniziato a fare il piano, che erano conformi ed erano condivise, perché se abbiamo fatto il piano, dall'amministrazione, ma erano delle richieste fatte da soggetti o proprietari o soggetti interessati. Sto ragionando ad alta voce, ma per capire meglio e per vedere se ci sono delle anomalie rispetto a questo e si possono avere delle correzioni. Provo a ricordare, noi abbiamo fatto una variante di piano su, ad esempio, sulla Comalcar, che per una serie di ragioni rimane lì latente e non si è fatto nulla questo, no? Pertanto variazione qua, avendo pure diciamo così capito che è un problema congiunturale di queste modifiche richieste che non sono state fatte. Poi abbiamo quella che abbiamo fatto prima, che io, no, vicino al naviglio lì, una richiesta di trasformazione, poi richiesta di nuovo di tornare indietro, no? E poi abbiamo, mi viene in mente, quell'altra area che è abbastanza grande, quella via Fratelli Rosselli che entrava dentro, che c'era tutto un piano particolareggiato che andava, quella del bacio, non lo so se io dico il bacio, ma che è quella che... Accenditi il... Dietro la... No? Sì, sì. Sì, quella che, quell'area che è molto grande, no? Dove prevedeva tutta una serie di insediamenti all'interno. Sì. Allora, e noi li abbiamo fatti da questo punto di vista, noi, e lì anche non si è risolto nulla. Allora, la mia domanda è questa: noi abbiamo fatto delle varianti di piano, credendo nella buona fede, nel buon fine di queste operazioni, vuoi perché pensavamo di insediamenti, no, vuoi abitativi, oppure insediamenti anche di tipo artigianale o industriale che creassero posti di lavoro, cioè l'obiettivo dell'amministrazione era volto a questo. Poi se il soggetto non li fa come è accaduto, noi ci troveremo da una parte aver modificato quegli indici che l'architetto riportava prima e che potrebbero crearci, se è abitativa, no, un maggior implementazione di aree destinate al pubblico servizio, oppure se sono invece attività produttive, di aver tolto aree abitative, no? Allora, a questo punto di vista la mia domanda è un po' questa, lo chiedo al tecnico, no? Ma in questi casi potremmo fare un discorso di fiduzione, dire bene, io l'amministrazione è disponibile, non lo so fino a che punto possa essere legale un ragionamento di questo genere, ma ci sta in piedi, perché noi su richiesta, a domanda, l'amministrazione ci crede, fa un'operazione e poi si trova dopo 5, 6, 7, 10 anni ad aver visto vanificare quel progetto di richiesta, ma il progetto che l'amministrazione ha dato bordone credendoci in quel progetto. Allora un qualcosa che tuteli, lo chiudo qui, non lo so fino a che punto possa stare in piedi, ma lo dico simpaticamente. L'altra cosa invece che mi pare di non è oggetto di discussione, ma è venuto fuori sulle aree standard, cioè le aree di servizio, noi abbiamo indicato delle aree. Mi pare di ricordare, per l'esperienza che ho fatto da sindaco e che andavo dentro i problemi, che queste aree standard devono essere reiterate ogni 5 anni. Sì. Se dopo 5 anni non li fai, scadono. Cioè noi ci troviamo ad avere, non è perché tutti lo sappiamo, delle aree indicate a servizi che se nel piano non li andiamo a rinnovare, la proprietà dice bene ragazzi, non me l'avete fatto e io lì posso intervenire. Questa era l'altra precisazione che volevo, perlomeno, o avere una negazione o avere un conforto. Grazie.
Posso? Ecco. Parto dall'ultima. L'osservazione di Giovanni è vera, cioè noi dobbiamo sapere che il piano è in vigore, mi sembra, dal novembre 2010, 3 novembre 2010. Quindi a novembre 2015 scadono i 5 anni, bisogna fare una delibera di reiterazione dei vincoli, perché i vincoli, perché poi i comuni non si dimenticano, la regione quando poi fai delle varianti generali o altre cose te li chiede, però la Corte Costituzionale ha detto che i vincoli urbanistici preliminari o comunque di vincolo all'esproprio, il vincolo per l'esproprio a fini di pubblica utilità hanno validità 5 anni, poi scadono e quindi tutte le procedure di eventuale acquisizione attraverso le procedure espropriative non possono più essere applicate. Bisogna fare la reiterazione del vincolo e bisogna avere in bilancio un capitolo che esplicitamente destinato all'acquisizione delle aree soggette ad esproprio. Poi che non è un problema di valutazione, si può mettere 2.000 euro come si può mettere 50.000 euro, cioè, però bisogna che ci sia il capitolo con dei soldi che si dice sono a disposizione per... la norma non dice che bisogna fare le perizie, sapere che devono coincidere eccetera, perché ovviamente nei 5 anni possono anche modificarsi le condizioni di acquisizione, e quindi questa è la cosa, bisogna credo ricordarsi che da novembre in avanti il vincolo ad uso pubblico preordinato all'esproprio decade, poi la destinazione d'uso rimane. Però di fatto c'è un'area che ha una destinazione d'uso che o il privato realizza e te la dà, oppure ti regala l'area, ma tu non puoi più espropriare. L'altra questione invece, non è una, quello che tu hai fatto non è una battuta, è una cosa che tante amministrazioni hanno considerato, qui però è molto delicata la cosa. Allora, e io in alcuni casi ho dei dubbi, però la procedura e le varianti urbanistiche di carattere generale, non di carattere particolare, come può essere una variante parziale, generale, eccetera, di un piano regolatore, debbono avere finalità di interesse pubblico. Questa è la premessa, è come nella Costituzione, tutti i cittadini davanti alla legge sono uguali, cioè, ok? Quindi devono avere, perché io ho uno strumento che faccio per garantire la regolamentazione. Il principio, certo. Allora è chiaro che questo principio nel momento in cui, io infatti dico sempre che una variante di un piano regolatore non è possibile approvarla per un'area o per due, perché il rischio che ci sia un interesse privato e non un interesse pubblico è evidente. Quindi deve esserci un complesso di cose, di norme, che in qualche maniera all'assetto generale del piano stanno bene, diciamo così, no? Migliorano la qualità, questa è poi l'uscita, migliorano la qualità delle previsioni urbanistiche o comunque le adeguano meglio alle esigenze di carattere, a principi di carattere generale. Fatta questa premessa, però, ci sono dei comuni, ci sono, perché io ho fatto anche un lavoro e altri ho visto che lì, che e credo che anche da un punto di ci siano dei passaggi, dei percorsi nuovi anche nelle riscritture delle norme urbanistiche che non lo esplicitano ma lasciano intendere questa strada. Ci possono essere delle situazioni non singole, ma magari di più persone,
che tendono a migliorare la loro condizione di utilizzo di un'area, con l'interesse pubblico relativo, nel senso che poi alla fine all'interesse pubblico che lui migliori la sua utilizzazione o faciliti alcune, vabbè, può anche non interessare, e in tal caso c'è una sorta di convenzione, e lì e qui è l'aspetto poi legale che va visto, nel sostenere i costi della variante di impegno con fideiussione ripartito in funzione di un criterio che deve essere definito, e dice: siamo in sette, abbiamo sette questa esigenza non contrasta con il piano, può migliorarlo eccetera, però ovviamente rispecchia un interesse poi privato. Ecco. Il comune dice: ok, io ti faccio la variante eccetera, la variante costa 6.000 euro, 7.000 euro, questi 6.000 euro, 7.000 euro li dovete pagare voi. Sì, ma è proprio in quel senso che dicevo, no? Perché ecco, ma, come dicevo, siamo lì, però a borderline, i comuni lo fanno. Va a migliorare diciamo l'assetto abitativo, vivibile del singolo, ma allo stesso tempo in un piano particolareggiato vai anche a definire delle vie, delle strade, e queste sono di collettività pubblica, certo, voglio dire, certo. Queste sono, è un po' il misto che mi è venuto in mente quella cosa, questo è, perciò teniamolo presente. Sì, io per esempio ho fatto una cosa in un comune del Cuneese dove c'era una variante parziale, e nella delibera c'era proprio scritto che la variante parziale, dove c'era la copertura finanziaria, veniva coperta con la convenzione, la pagavano i privati, perché sì, sì. La giunta aveva fatto un'analisi, aveva detto che vabbè, ok, quelle modifiche non contrastavano, stavano dentro all'equilibrio del piano, lo qualificavano eccetera eccetera, però i costi di questa operazione la pagavano i privati. Abbiamo fatto anche Ti dico che è delicata, perché è chiaro che ci sono quando il privato deve pagare degli strumenti che comunque nella loro definizione sono di interesse collettivo, il rischio che il denaro privato modifichi l'interesse pubblico può esserci. Reale. Sto dicendo da un punto di vista formale, ecco, è questo che dico, però dei comuni lo fanno. Ma avrei piacere in effetti di sovrapporvi alla riflessione avanzata da Giovanni Cognati, perché in effetti da assessore al bilancio ti trovi nel momento in cui noi affrontiamo un discorso di revisione parziale del piano regolatore, poi a sostenere come comune i costi del professionista che deve in qualche modo entrare per questioni di competenze e tutto, no? Difatti questi costi ricadono totalmente sulla collettività, perché diventano un servizio offerto alla collettività, e da quel punto di vista non ne sono scandalizzato, cioè noi ci siamo sempre dimostrati attenti alle esigenze della collettività. Essere attenti alle esigenze della collettività vuol anche dire non essere sordi a quelle che possono essere esigenze, pacchettizzarle affinché appunto non ci siano le variazioni oggi sì, domani no, ogni momento, pacchettizzate, siamo a tre, rientra in quello spirito. Però mi sono chiesto anch'io, in modo meno forte, ed è qui che mi sovrappongo, ma perché quando alla fin fine spesso queste esigenze di revisione parziale nascono da comunque interessi privati, la spesa va sostenuta dai tutti? E non avevo fatto la riflessione che ha aggiunto Giovanni, quindi spesso tu vieni chiesto di pronunciarti, e già solo la pronunciazione costa, perché implica uno studio, per poi non vedere attuato quanto con costi pubblici è stato alla fine magari deciso, no? Con la variazione. Mi sento sensibile alla proposta di Giovanni, magari, ma chiaramente capisco anche il fatto che a quel punto rischia, siamo tutti uomini, il soldo rischia di modificare l'interesse pubblico, sì, no? Noi ci siamo sempre mossi con attenzione nel decidere chi sì, chi no come approvazione, a vedere in contrasto con quello che era il disegno originale pensato
10 anni fa quando si è iniziato a lavorare al piano regolatore. Le scelte non sono a persona, ma le scelte sono a disegno complessivo. Questo pezzo, spesso ci sono piccole interpretazioni che in fase, quando disegni un piano che coinvolge 4-5 mila particelle, la riga, la penna a volte scappa su qualche metro in più, su qualche metro in meno, allora hai le rettifiche, no? Di logica. Altre volte ci sono scelte un pochettino più politiche, ma sempre fatte più nel discorso della coerenza di un disegno generale che avevamo fatto. Però è un tema che può essere affrontato. Solo di integrazione, siccome ha detto che lui è l'assessore al bilancio, tieni presente che la data di scadenza è già a novembre del 2015, no? E scattano i 5 anni, perciò dovrai prevedere di accantonare alcune cifre che sono quelle che diceva, quelle, diciamo, quelle provviste necessarie per l'esproprio, ma che bisogna andare e qualcosa bisognerà mettere in bilancio, perché quelle aree, ma che noi ne scadono qualcuna se non le vai a rendere. È concesso anche il ragionamento in più. Sì, puoi mettere anche questi punti. Discorso infinito sopra, anche perché sono testate su alcune cose, perché le varianti poi alla fine, le varianti sono niente meno che delle correzioni a quello che noi siamo andati a imporre inizialmente alle persone, perché tanti non volevano che tu facessi il terreno edificabile, però io l'abbiamo fatto, quindi attualmente loro pagano le tasse già su quello, è molto delicato, però è da entrarci sicuramente. È sicuramente un servizio che abbiamo offerto, certo, per sensibilità comune. Certo. Anche loro che pagano le tasse va a beneficio di tutta la comunità. Capisci che se tu sei alla variante 3 dopo 5 anni è differente che, come ti dicevo, quelli lì, che faccio 14, riferimento 15, a quel comune che è un comune di 7.000 abitanti, è alla variante numero 10 dopo 3 anni o 4. Per cui non so bene se questo l'hanno usato come logica per fare le modifiche, per cui certo, cioè, certo, si apre su questo terreno. Un libro. Qua viaggiamo poi sempre sul filo del diritto dei cittadini a richiedere certe cose e essere assistiti dagli uffici comunali, oppure se è una cosa privata, quindi secondo me è un discorso molto, molto, molto ampio. Che se si è sempre data la possibilità ai cittadini fino adesso di fare così, non vedo perché, secondo me, è un po' contrario a queste cose. Bene. Grazie. Grazie a voi. Ci vediamo allora. Partiamo da stamattina. Ciao, grazie. Ti dico per giorni. Ci sono. Poi ti dico. Bene, questo la dobbiamo mettere ai voti, giusto? Allora, chi è favorevole? Grazie a tutti. Manca Bruno. Cioè, è immediatamente eseguibile per la pubblicazione? Eh sì, sarà immediatamente. Doppia votazione, forse conviene. Io qui non me l'hanno segnato, se la volete fare. Facciamola e così almeno abbondare è meglio. Per l'immediata. Ok. Come prima. Ah già, Emiliano. 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 Credo che sia stato un ricco speciale. Non so. Sei in ritardo, arrivederci a tutti. Andiamo a fondo. Allora, la proposta numero 3 è una ratifica della deliberazione della Giunta dell'11/7/2015, avente per oggetto variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015. Io per questa, non essendo presente in quella Giunta, in quel Consiglio, passerei la parola a Livio Autino che parlerà della questione. Accenditi solo il microfono. Essenzialmente sempre in quel modus operandi che ci siamo dati nel cercare di cogliere ogni occasione di risparmio, ogni occasione di miglioramento entrata per una buona gestione del bilancio comunale,
è arrivato il momento in cui si erano individuate possibilità di variazione al bilancio che a livello di totali come entrate valgono 235.000 euro e 100 che pareggiano con le equivalenti spese anche per necessità normativa. Questa cifra apparentemente grande in realtà nasconde dentro subito una partita di giro rilevante, che è quella relativa al rimborso delle spese e servizi conto terzi contro le fondamentalmente qui dietro c'è il discorso dell'IVA che noi dobbiamo versare e di conseguenza comunque prendere per le attività un pochettino extra quelle che sono le nostre di competenza specifiche. Questa voce vale 150.000 euro di quei 235.000 euro di cui si è detto prima. Quindi compare nei documenti ma alla fin fine non sposta nulla, no? È una partita di giro in entrata barra uscita. Nel capitolo spese, che sono a questo punto la differenza tra i 235 e i 150, ci sono invece delle azioni che il Comune ha voluto fare per portare avanti un discorso di miglioramento della vita del Paese. In particolare si è valutata l'opportunità del dotare il Comune di un impianto di videosorveglianza. Questo impianto è stato messo a bilancio per 37.500 euro che non erano previsti nella stesura del bilancio precedente. Un'opportunità che è stata accolta anche per avvantaggiarci della possibilità di beneficiare di un cofinanziamento di questa attività da parte del servizio dei comuni. In effetti, a fronte della spesa dei 37.500 euro, noi troviamo entrate contributo consorzio sviluppo comuni vercellese per impianto videosorveglianza di 15.000 euro, mentre invece la restante parte di 22.500 euro è stata finanziata da noi come variazione in entrata. E questa è la voce più rilevante tra le spese che sono state ritoccate nel nostro preventivo. Altra spesa significativa è uno sgravio e rimborso di tributi comunali, che però non va intesa tanto come spesa effettiva quanto come accantonamento. Sono 17.650 euro che sono stati inseriti nelle uscite prevedibili ma non ancora effettive, di conseguenza è un accantonamento. Il resto delle spese, che sono tutte nell'ordine di qualche migliaia di euro, tengono conto di quelle che sono le indicazioni dei comuni che per dei singoli servizi che per realizzare i loro obiettivi annuali il nostro bilancio aveva chiesto loro di essere prudenti al ribasso nell'impegno di spesa, proprio per tenere il guinzaglio corto, come piace dire a me, no? Nel momento in cui però tutti quanti ci si rende conto della necessità di cogliere qualche opportunità o di aver sottostimato alcune spese, a quel punto subentrano le variazioni. Allora ti trovi 1.000 euro per la mensa, ti trovi tutta una serie di altre piccole variazioni legate ai singoli servizi. Quella variazione inoltre poi prevedeva un intervento che era stato rinviato da tempo per la rimessa in funzione delle attrezzature e degli impianti di sicurezza, luci di emergenza, eccetera. La voce del bilancio comunale è spese per prestazioni di servizi per la manutenzione del patrimonio comunale, che è una voce molto generale, però in realtà gli 8.000 euro che vediamo aggiunti qua sono la volontà nostra di mettere finalmente mano a un capitolo che si protraeva forse anche da un po' troppo tempo, aveva fatto crescere la spesa e sono stati stanziati primi 8.000 euro. Anticipo poi, perché sarà il punto successivo, questa stessa voce era stata affrontata a livello di questa variazione di bilancio con un primo intervento di 8.000 euro affinché i servizi avessero quantomeno disponibilità per realizzare quanto all'interno del panorama complessivo fosse reputato veramente prioritario. Nel momento in cui poi sono arrivati a fronte delle stime dei 30.000 euro per mettere a posto tutto il sistema antinfortunistico un po' trascurato, va detto, è arrivato un preventivo esecutivo, offerta aziendale, di un valore molto inferiore al preventivo, ma superiore agli 8.000 euro. Allora abbiamo poi ritenuto, e sarà oggetto del prossimo punto, integrare questo stanziamento operato di giunta con 8.000 euro, con ulteriori soldi, poi diremo quanto, il punto successivo, ma con quale obiettivo? Quello che
visto che la spesa non era più quella enorme a suo tempo prevista, ma poteva risolvere quasi tutto il tema con poca aggiunta, fare un intervento solo. Pianificato, 100%. Esatto, esatto. Poi vediamo un attimo. Un'altra voce importante che vediamo tra le spese è quella dell'aver voluto attivare una convenzione con una ditta specializzata nella gestione del fotovoltaico affinché l'impianto da 200 kW che era stato a suo tempo donato al Comune in occasione del bando per l'assegnazione del grande parco fotovoltaico, i 15 MW della Solar per intenderci, quell'impianto essendo statoci regalato non era mai stato protetto da assicurazioni, contratti di manutenzione, era un regalo, prendevi tutto quello che veniva. Visto che la dinamica, abbiamo pensato che fosse visto che la dinamica del fotovoltaico sta generando entrate importanti per il Comune, era ragionevole a questo punto pensare di rinunciare a una fettina della torta, ma cercare di garantirci il resto delle fette della torta più a lungo con cosa? Con un contratto che vi garantisse non solo la manutenzione, ma addirittura la produzione sulla falsariga di quello che abbiamo nell'impianto che abbiamo realizzato noi da Omega, dove non abbiamo un contratto di manutenzione con l'azienda, abbiamo un contratto di garanzia di produzione, che è tutta un'altra cosa, no? Abbiamo provato a lanciare la sfida per vedere se qualcuno se la sentiva di darci quel tipo di servizio anche sui 200 kW, è nata la risposta positiva e quindi abbiamo dovuto poi in qualche modo aggiungere a bilancio questo. Siamo anche stati spinti un pochettino verso questa direzione da un evento sfortunato. Il fulmine quest'estate ha colpito, manco a farlo apposta, quell'area tra cui la centrale nostra da 200 kW, non essendo assicurati, non essendo coperti da nulla, qualche danno l'abbiamo avuto, che in effetti vediamo poi anche nella parte di bilancio tra le mancate entrate. Allora, sommando un pochettino gli elementi, ho detto, noi abbiamo lì una piccola miniera, è stato un regalo, però non trascuriamolo, perché il regalo, se non gli accendi la candela, ogni tanto il santo non ti aiuta, no? E allora praticamente abbiamo deciso di rinunciare al bersaglio grosso, ma portarci a casa comunque continuità tramite questo tipo di contratto, che per ora è stato impostato a livello prudenziale, anche per vederne veramente i risultati su base quinquennale, se non ricordo male. Non è agganciato, è agganciato come tempistiche all'altro, ma non è agganciato come durata all'altro che invece è nato ventennale. Ecco, io se non ci sono domande specifiche, vorrei ancora citare invece tra le entrate che hanno consentito queste manovre, compare anche una voce importante per 57.600 euro legata a maggiori trasferimenti verso il bilancio comunale, che non avevamo inizialmente conteggiato nella scrittura del bilancio di prima approvazione proprio per prudenza. Noi siamo sempre stati caratterizzati da una valutazione prudente in quelle che possono essere. Non le avevi neanche i fondi. Non le avevi con certezza e quindi cosa. Quella fortuna in questo caso ha giocato a nostro favore con questa entrata straordinaria. E abbiamo già citato il contributo del consorzio dei comuni per il finanziamento dell'impianto fotovoltaico che vale 15.000 euro. Videosorveglianza. Ok, io se non ci sono domande particolari a cui dover rispondere, terminerei qua la relazione su questa variazione. Già io ho solo una domanda veloce, scusami, ricordami quant'è la convenzione per la manutenzione del fotovoltaico? L'importo? Allora, attenzione, quella che è stata messa a bando ai tempi in cui abbiamo investito per l'impianto da 1 megawatt era nell'ordine dei 50.000 euro all'anno, quella per l'estensione del progetto di garanzia di produzione all'impianto da 200.000 ragionevolmente poteva essere dell'ordine di un quinto, 10. Più un'eventuale rivalutazione, perché anche i 50.000 euro sono comunque soggetti a una rivalutazione Istat, ma a un contemporaneo controllo sull'effettiva produzione, no? Sulla bontà degli interventi. Questo impianto alla fin fine a bilancio vede un importo di 8.000 euro contro i 10/11 prevedibili per
proporzione, perché vero è che se hai la proporzione che 200 è un quinto di 50, di del mega, e quindi 50.000 potevano diventare 10.000, c'è un effetto di sinergia. E allora ci eravamo tenuti a livello di bilancio 8.000, e mi pare che poi, se non ricordo male, il contratto in sé addirittura sia sotto questa cifra, ancora di qualche centinaio di euro. Quindi è stata una scommessa azzeccata. Se non ci sono interventi, metterei ai voti la proposta. Chi è favorevole? Hai un consiglio pure. La proposta numero 4 è la continuazione, si può dire, di questa. Anche questa, il 4, è la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio, sempre. Vuoi parlarne ancora tu? Perché una documentazione coerente. Sì, sul punto numero 4 ho già anticipato prima che si è voluta cogliere l'opportunità capita tramite l'offerta di intervento sulla manutenzione degli impianti di sicurezza, fari, eccetera. Allora, chiesto parere all'ufficio competente finanziario che ci fosse disponibilità economica. Ad affrontare non in più momenti, ma in un momento unico, il tema della risoluzione degli impianti di sicurezza, come li chiamiamo, di luce, emergenza, eccetera. Sì, 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 stavo solo cercando di riprendere questo documento. Abbiamo integrato la voce di 6.000 euro di modo che 8 più 6 ci consentono di affrontare in un modo quasi totale. Quasi totale. Anche su un'economia di scala. Ed avendo tra l'altro l'intervento risolutivo in una volta sola. Allora, poi Polizia Municipale 10.000 euro. Sì, poi ci sono alcune voci sempre sul fronte uscite che vengono integrate a fronte delle richieste degli uffici. Sul fronte Polizia Municipale e Prestazioni Servizi c'è una richiesta di 10.500 euro a integrazione di quanto già precedentemente previsto per poter affrontare loro spese. Sull'assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi c'è una richiesta di integrazione a 8.000 euro, prudente anche in funzione di quello che è il rinnovo della convenzione con la Mensa. E sul fronte dello smaltimento rifiuti c'è un'aggiunta di 11.800 euro, anche qua in realtà è un'aggiunta prudenziale, cioè non è un'aggiunta che va necessariamente fatta a copertura di spese già fatte o prevedibili, ma è un accantonamento prudenziale per poter essere maggiormente operativi qualora. Acquisto sacchetti, certo, qualche certo. Modifica, gestione del quotidiano. Queste uscite totalizzano 36.300 euro sul fronte uscite, sul fronte entrate chiaramente c'è un pareggio che beneficia innanzitutto di 32.000 euro non inizialmente previsti a bilancio, non volutamente inseriti a bilancio, per i proventi da servizio della quota differenziata. Qui c'è un messaggio interessante, certo. No? La differenziata paga se fatta bene, e lo vediamo, sono 32.000 euro che sono entrati nelle casse comunali, non è una cifra piccola, soprattutto rapportata al valore globale della spesa della raccolta. Pagherà ancora di più quando potrà l'inceneritore. Soldi che sono entrati dalla vendita della plastica con vetro, no? E questo sono della differenziata spinta, siccome Cigliano ne fa, ha prodotto più differenziata, è la percentuale che all'interno del COVEVA avevamo stabilito, che più un comune virtuoso e più ha questi ristorni. Il tentativo era quello di dividere la torta per tutti. Io lì mi ero messo per traverso e gli dico no, bisogna premiare chi lo fa.
questo volevo solo aggiungere, è il primo effetto solo, che il secondo effetto verrà a fine anno, quando noi ci accorgeremo che differenziando porteremo meno rifiuti, quindi meno tonnellate di inceneritore, e avremo meno spese verso l'inceneritore, perché il nostro servizio è formato da due, diciamo due spaccature. Una è la raccolta che è fissa, l'altra è la variabile che invece è in base a quanto porti l'inceneritore paga. Quindi dovremmo avere un duplice effetto positivo. E chiaramente poi l'augurio è che i risparmi che stiamo cominciando a vedere, le premialità che stiamo cominciando a vedere, riescono poi in qualche modo a essere trasformate in un ritorno per la cittadinanza sulla bolletta. Certo. Potrebbe essere vanificato il nostro lavoro da aumenti non sotto il nostro controllo del costo del servizio, certo, deciso a monte, però se non altro questo dovrebbe attutire eventuali manovre, certo, che arrivano dall'esterno. Io lo dico a breve, tanto perché anche c'è, sì, la giornalista, usciremo con una conferenza proprio, no? Come si dice, con una conferenza stampa, sì, proprio, una conferenza dopo l'assemblea, perché i risultati ora possiamo già dirli, dopo tre mesi, primo mese 73%, secondo mese 71%, agosto 80%. È vero che agosto non fa testo, ma è pur significativo che si va verso, dal 52% siamo passati lì. Quindi già la media annuale, se stiamo superando, se abbiamo superato il 65% quest'anno, sicuramente lo andremo a pagare le multe. Ora sta a noi spiegare bene alla gente i risultati, ringraziandoli di tutto, ma faremo una conferenza a proposito, quindi aspetta a uscire con questo. Questo è importante, Carlo Sanfera, visto le polemiche che abbiamo avuto quando abbiamo fatto questa, certo, questa differenziata. La gente deve sapere il risultato, proprio... Stiamo programmando con, sì, il sindaco. Anzi, colgo l'occasione anche per dire che vista la situazione particolare del nostro consiglio, che non ha minoranza, all'epoca, l'anno scorso, avevamo comunque detto di fare almeno un paio di volte l'anno un'assemblea pubblica dove si parla un po' dei temi affrontati dall'amministrazione. La prima assemblea, anzi le prime assemblee, sono state quelle relative alla differenziata, perché era necessario e urgente farle. Adesso stiamo magari pensando ad un'assemblea che affronterà più temi, ecco, dell'amministrazione, anche perché ci sono diverse cose che si stanno muovendo e vorremmo poi comunicarle, non solo attraverso il notiziario, ma proprio attraverso un'assemblea pubblica dove comunque la gente possa intervenire e interagire. Sì, io concluderei solo la presentazione della, sì, proposta di variazione di bilancio, ricordando che tra le entrate abbiamo detto che sono 36.300 euro in totale, del quale il grosso 32.000 euro derivano da questa buona attività di gestione della differenziata e la vendita del raccolto vendibile. Gli altri tre interventi, seppur di modeste entità, 500, 2.500, 1.300 euro, non sono di per sé grandi, ma sono a mio giudizio significativi, perché vanno a cogliere quelle piccole opportunità che finalmente stanno diventando cultura, non aziendale ma di comune. Esempio, contributi provinciali per interventi a carattere sociale, ci sono voci di finanziamento per i comuni sovracomunali come dimensione, che si sta finalmente imparando a gestire con più efficacia. Idem contributo provinciale per manifestazioni culturali, contributo regionale a sostegno dei piccoli comuni. Derivano dell'acqua. Dovrebbero esserci. Ecco, io anche qua ho terminato la relazione, disponibile a integrare. Sì, grazie. Questo comunque credo vada così nella direzione proprio che pronta il nostro operato, no? Che quello, il bilancio è sano e ci permette di, così a seconda delle necessità, insomma, fare delle piccole variazioni che possono venire, cioè, in conto. Costantemente, per non andare poi in digressivi di bilancio, certo, che poi dopo sono sospendibili. Cioè, si arriva alla fine, sospende tutto questo programmato, addirittura facendo più lavori, che in certe attività si sono sbagliate, però va seguito come fanno adesso loro, non direi mensilmente ma settimanalmente. Bene. Prego. Se non ci sono interventi lo metterei ai voti. Chi è favorevole? Anche il Giovanni. 29. 9. Aspettare.
no, aspettiamo il Giovanni. Non so prendere l'acqua. Aspettiamo che adesso possiamo fare le stelle. Luca, la Livio, fai che firmare. Castelli, firma. Ci portiamo tutti quei lavori con il sommato. Non questo non c'era, ah, ma l'ho già firmato. Non scrive molto bene. Così. Questa qui è tua. Faccio un'introduzione e poi la Giovanni, abbiamo aspettato te per mettere ai voti le varianti favorevoli. Le rendiamo la eseguibile, immediatamente eseguibile. Ecco. La proposta numero 5 riguarda l'approvazione di una perizia estimativa asseverata e finalizzata all'alienazione di terreni di proprietà comunale. Faccio solo una piccola premessa, poi passo la parola a Stefano che ha seguito tutta la procedura. Come sappiamo, il Comune di Cigliano è proprietario di parecchi appezzamenti che possono essere più o meno grandi. L'anno scorso c'era stata l'asta per la vendita di alcuni terreni che aveva fruttato bene al comune
e quindi si è pensato di far fare una perizia estimativa dal perito che è il Bellotto, Bruno Bellotto, su alcuni altri terreni di proprietà del comune. Adesso passerò la parola, ma volevo solo precisare che due di questi terreni sono ex ECA, quindi sono immobili, come dire, pubblici, di una società pubblica, che debbono essere trattati in modo diverso, nel senso che la legge prevede che quello che si guadagna dall'alienazione di questi immobili deve essere vincolato al sociale. Peraltro noi, avendo comunque una casa di riposo che richiede alcuni interventi, o comunque anche il pagamento delle quote CISAS per il sociale, già abbiamo una serie di interventi che possono essere coperti eventualmente con l'alienazione di questi terreni. Ti passo tutto, ti serve? No, ma ho una proposta qui, grazie. Sì, come diceva Landa, visto il successo dell'asta del 2014 sul primo lotto di terreni, che insomma è andata bene, con successo, abbiamo pensato di continuare con un'ulteriore asta, comprendente 12 lotti. Abbiamo fatto fare una stima, praticamente abbiamo la stima complessivamente arriva a 124.818 euro. C'è questo vincolo su due lotti, uno censito nel comune di Borgodale, uno nel comune di Livorno Ferraris, che sono comunque derivanti hanno proprio la dicitura a catasto ex ECA, perciò l'introito di questa vendita andrà, come diceva l'Anna, sarà indirizzato nel sociale, mentre gli altri lotti, che se verranno venduti, dall'introito di questa vendita si potranno coprire alcuni investimenti a bilancio. Ovviamente c'è il diritto di prelazione su questi terreni, perché sono tutti affittati, il diritto di prelazione ce li hanno gli attuali affittavoli. E ecco, questo è quanto. La gara durerà come la gara del 2014, cioè per legge 30 giorni. Si uscirà, penso, parlando con la responsabile dell'ufficio, si uscirà penso dalla prossima settimana con l'inizio della gara. E insomma, questo è quanto, ecco. Altre cose. Siamo, ho detto tutto. Tra me e l'Anna abbiamo detto tutto. Come l'anno scorso? Sarà pubblicizzato con un manifesto? Sì, adesso la prossima settimana facciamo fare i manifesti, verranno appesi per il paese, insomma altre notiziario, e poi quei giornali, dato che qui abbiamo la giornalista, se vuole pubblicizzare l'asta, ben venga. Come l'anno scorso? L'asta si conclude con un'assegnazione provvisoria, sì. Proprio per dar tempo del verificare tutte quelle condizioni di prelazione, diritti vari, eccetera. Però già l'anno scorso avevamo applicato il criterio che all'assegnazione provvisoria veniva corrisposta una percentuale del valore di aggiudicazione d'asta, no? Di modo che i proventi rientrassero, ricadessero nel bilancio dell'anno. E questi importi in effetti sono necessari, noi li abbiamo previsti, no? Nella opportuna percentuale per coprire interventi che abbiamo ritenuto prioritari, esempio realizzazione e ampliamento loculi cimiteriali, operando l'alienazione di terreni, ma purché, tra virgolette, le entrate di cassa si perfezionassero entro l'anno. Quindi anche quest'anno stiamo riproponendo il meccanismo dell'anticipo di una parte del pagamento all'associazione provvisoria, con saldo quando l'associazione definitiva, o rimborso verso chi ha anticipato il motivo. Sì, l'anticipo sarà, sì, del 60% dell'importo, e il saldo, esatto, del 40%. Esatto. Assessore, ma solo per curiosità. Sì, prego. In questo elenco dei terreni
per caso c'è anche quello, no, allocato al signor Bono Lorenzo? Bono Pietro. Pietro? Sì, 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 c'è anche Bono Pietro. Auguri. Auguri per lui, è lui che deve... Sì, sì, è lui che deve valutare se comprarlo oppure no. Ma il suo vale fuori. Speriamo solo abbia successo quest'asta. Il discorso è che l'anno scorso i terreni che abbiamo venduto erano tutti liberi, quest'anno non è così, sono tutti affittati. Ecco, speriamo che abbia esito positivo come quello. Sarà un po' più duro. È più una sfida rispetto all'anno scorso, però noi ci proviamo. È vero, sì, però sono interessati quelli che l'affittano e potrebbero fare, ma se non la fanno, che prelazione hanno se c'è un altro che lo fa? Se lui non partecipa, non è che io non vedo chi offre, se poi chi aveva più diritti, perché il conduttore non rilancia, non supera. Lui sono più legato che compra quelle del corno. Ma no, proprio le cose proprio se so. No, sei con il consiglio di grado. Che parenti amici. Della battuta. Non penso ci sia, c'è un divieto specifico o di qualche altra legge che vieta ai membri del consiglio piuttosto che amministratori di partecipare a queste anche agli appalti. Ah, ok, ok, ma sono norme di carattere generale, perché non ricordo che fosse specificato nel bando della vostra sorte chi era escluso dal poter partecipare. Ok, no, ci sta. Un consigliere che concorrerebbe in primo grado di consigliere. Quattro. È lui che propone. E farlo tramite amici è ancora peggio. Farlo tramite amici è ancora peggio. Va bene. Mettiamo i voti. Chi è favorevole? Se volete fare la discussione. Sì, sì. Ok. Ecco. Gli argomenti all'ordine del giorno sono finiti. Io vorrei fare una comunicazione approfittando della presenza di Anna come giornalista. Ecco, riguardo alla questione dei profughi. Consiglio. Consiglio. Ah, sì.